Buongiorno mie care, siamo arrivate a questo fine settimana e spero di trovarvi tutte bene, in buona salute. Vi ricordo che ho insieme agli ospiti di quest'oggi ci sarà nella terza parte la seconda tirata, chiamiamola così, dell'intervista fatta al professor Schittulli. So che è una cosa che avete molto gradito, colgo l'occasione per salutare Carmela, Betty, nonna Dilia, alcune di quelle signore, insomma, che si sono fatte sentire subito dopo aver visto la prima parte di questa intervista e sono molto contenta che troviate interessanti le nostre chiacchierate. E sicuramente troverete interessante anche l'argomento che affronteremo stamattina con l'avvocato Giovanni Marchio. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno a te. Grazie per essere qui con me anche quest'oggi. Noi ci siamo lasciati l'ultima volta, in realtà abbiamo anticipato un argomento che io ritenevo assolutamente importante che voi conosceste, il discorso, ve lo ricordo, del pagamento annuale, che non è più così, del controllo della caldaia. E anche quella è stata una pagina molto apprezzata di Mattina Amica, caro Sono Giovanni, contento. perché beh, insomma, unire l'utile al dilettevole poi proprio non fa tanto male ogni Certo. tanto. Per quanto noi nasciamo con l'idea di tenere compagnia con argomenti molto leggeri, diciamo che la donna che ancora qui da noi nel sud è a casa è sempre un po' attenta Questo poi. spazio noi lo interpretiamo in questo modo, cerchiamo di Esatto. dare dei consigli. Esatto, e ancora di questo voglio parlare con te come consiglio, perché è scoppiata una moda molto 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 diffusa, non soltanto tra i giovani, anche perché se voi fate attenzione ci sono degli spot pubblicitari che incalzano in questo senso, nel senso che vengono frequentemente mandati in onda, ci sono molti nuovi siti che lavorano in questo modo. I famosi acquisti online. Che cosa significa acquisti online? Significa andare su internet, questo per chi ovviamente ha dimestichezza, andare su internet, cliccare il nome dell'articolo a cui si è interessati e vengono fuori poi tutta una serie di siti, esatto, tutta una serie di siti che fanno le vendite online. Ora, questi siti bisogna dire che alcuni sono molto seri, nel senso che lavorano proprio, sono molto professionali, quindi ci sono dei controlli, sono decisamente affidabili. Tanti altri non lo sono per niente e io ho chiesto a Giovanni di poter conferire proprio su questo argomento perché sta diventando anche lì un'area talmente tanto vasta per cui magari uno è attratto dall'articolo a cui magari è interessato, è attratto dal costo e non si rende conto di in che maglie si sta buttando. Beh sì, hai detto bene tu, cioè con l'evolversi degli usi, dei costumi, con l'evolversi della società stessa, il legislatore ha dovuto comunque adeguarsi, legiferando e andando a mettere proprio mano in questi determinati settori che fino a pochissimi anni fa non esistevano, come quelli degli acquisti online. Dobbiamo dire che nei primi anni, ho letto degli studi molto recenti, nei primi anni di esistenza di internet, quindi stiamo parlando di non tantissimi anni fa, circa 10 anni fa, c'è stato il boom e c'è stato il proliferarsi di molti siti che operavano truffando i consumatori. Molto diffuse erano le truffe di clonazione delle carte di credito. Bravissimo. Sappiamo che questi siti, o meglio, diamo una spolveratina, questi siti funzionano, si può acquistare scegliendo i prodotti da determinate fotografie cui deve essere per legge accostata una descrizione del prodotto, fedele descrizione del prodotto, per cui il prodotto che si va ad acquistare deve essere esattamente identico a quello descritto e a quello fotografato.
scegliendo il prodotto, l'acquirente inserisce i propri dati di carta di credito o in alcuni siti danno la doppia possibilità, quella del pagamento. Con le prepagate? No, anche alcuni siti danno la possibilità di pagare alla consegna direttamente, ecco, al corriere. Sì. Quindi diciamo, questo è il consiglio che noi diamo, quello, a meno che i siti non siano tra quelli famosi, ci sono dei siti che sono dei veri e propri colossi internazionali, esatto, sì. Non facciamo nomi per non fare pubblicità, però insomma sono molto conosciuti, quali hanno dei sistemi di sicurezza quasi inattaccabili. Esatto. Altri invece sono più vulnerabili dal punto di vista anche degli hacker che approfittano di questi siti per inserirsi e per andare a copiare i dati delle carte di credito. Ma non è su questo che io mi vorrei soffermare. Abbiamo detto che nei primi anni di esistenza di questi siti c'è stato un proliferare di queste truffe, di queste azioni appunto fraudolente, che hanno visto molti consumatori uscirne male, anche perché poi la polizia postale non sempre riesce a scoprire gli autori di questi illeciti, o soprattutto, e qui devo dirlo senza polemica, però lo devo dire, molte volte la polizia postale, che ovviamente è piena di indagini e piena di lavoro, neanche ha il tempo di intraprendere l'indagine stessa. Dicevo, non è questo però l'aspetto che io vorrei toccare. L'aspetto che io vorrei toccare è rendere noti alcuni diritti che sono insiti della materia, ma che molto spesso sono sconosciuti agli utenti. Uno di questi è il diritto di recesso. Allora, il legislatore proprio negli ultimi anni, vistosi di fronte al cospetto di questi nuovi modi di fare shopping, come gli acquisti online, gli acquisti porta a porta, c'erano già da qualche anno, gli acquisti online e gli acquisti porta a porta soprattutto vengono equiparati, anche gli acquisti telefonici, mi stava sfuggendo. Questi tre tipi transazione, di modo d'acquisto, vengono trattati in maniera leggermente differente rispetto a quelli agli acquisti tradizionali, ovvero quelli che vengono fatti nei negozi. Nei casi in cui la transazione avvenga online, ovvero con l'accettazione, la proposta attraverso, come abbiamo detto, la descrizione e la fotografia del prodotto, e dall'altra parte dell'accettazione con un click, il che rende, capite bene, molto facile poter incorrere in errori, il legislatore ha dato delle garanzie in più all'acquirente. Ecco. Infatti, l'acquirente, una volta vistosi recapitare a casa il prodotto, può, anche in assenza di vizi del prodotto stesso, ripensarci. Questo si chiama diritto di recesso. E può essere attivato entro 10 giorni dal ricevimento del prodotto stesso. Questo avviene perché, facciamo un esempio, perché molte volte il prodotto che, questo sarà capitato a molti, molte volte il prodotto che arriva a casa è deludentemente diverso rispetto a quello che abbiamo visto in fotografia. Magari la fotografia era stata effettuata con delle luci particolari, o magari un capo era stato indossato da un modello bellissimo, da una modella bellissima in fotografia, per cui sembrava eccezionale, bellissimo in fotografia. Poi magari arriva a casa e l'effetto è tutt'altro nella realtà. Ecco, il legislatore, proprio perché è una materia particolare, è vulnerabile sotto questo punto di vista, l'immagine può anche ingannare l'acquirente, ha dato questa garanzia in più, la possibilità di recedere. Moltissimi cittadini, moltissimi consumatori non sono tuttora a conoscenza di questa possibilità, quindi capita spesso, e qua io riporto sempre le nostre esperienze come associazione, Movimento Consumatori, vengono da noi pensando di non poter fare più niente e chiedendoci consigli. Ecco, il nostro consiglio è sempre quello: attenzione però,
il recesso può essere effettuato soltanto entro 10 giorni, in un termine che è di 10 giorni dal ricevimento del prodotto stesso. Allora, Giovanni, bisogna anche dire, è giusto quello che tu hai sottolineato, no? Spesso si rimane un po' delusi, no? Perché magari hai una determinata descrizione, vedi una determinata immagine, ne hai bisogno, il prezzo, tra virgolette, perché è sempre quella la ragione di base, il prezzo ti convince e sì, tu vai. Parliamo di grandi spese, di piccole spese, cioè succede che magari il costo di un prodotto può essere 30 euro, poi ci sono le spese postali, eccetera, mentre un altro acquisto può essere di 500 euro, 1000 euro, 2000 euro, a seconda di quello che si decide di comprare. È la stessa cosa per indipendentemente da quello che si decide di prendere, perché certo, io provo ad immaginare, no, fino a quando è, perché poi è quello, tante volte si fa affidamento, insomma, se si agisce in malafede sicuramente. Se un prodotto è piccolino, tipo ha una spesa piccolina, 20 euro, 30 euro, 40 euro, uno dice vabbè, mo devo stare a mandare indietro, devi andare in posta, devi rifare il pacco. Cioè ci sono, capito, quelle... Sì, ma io provo ad immaginare, poi invece, immaginiamo chi vende una camera, perché io ho visto anche questo, chi vende un accessorio particolare, chi vende una bicicletta, un giocattolo, una macchina, perché c'è di tutto ormai, si trova di tutto ormai online. Allora, il presupposto è quello che il diritto di recesso vale per qualsiasi tipo di prodotto, quindi per qualsiasi tipo di costo di quel prodotto che andiamo ad acquistare. I siti più seri, torno a dirlo, offrono il servizio di ritiro del pacco, per cui lo stesso corriere che consegna il prodotto ha poi mandato da parte di questi grandi colossi di riprendere il pacco, ecco. Magari si inserisce sempre online il messaggio di ritirarlo e nel giro di 24 ore, questo posso dirlo con molta sicurezza perché è capitato anche a me personalmente, nel giro di 24 ore il sito rimanda il corriere a casa e ritira il pacco stesso, ma questo, ecco, ovviamente non avviene per tutti i siti, ma soltanto per quelli più seri, quelli più i colossi come hai appena detto. Allora, intanto voglio ringraziare la mia regia, io adoro questi ragazzi che mi seguono passo passo. Sono veramente dei grandi professionisti, lasciatemelo dire, ve lo dico proprio con convinzione. Scusami Giovanni, ma è che mentre noi chiacchieriamo io vedo le immagini che stanno mandando in onda e sono esattamente calzanti a quello di cui stiamo parlando e fanno comprendere, supportando quello che noi diciamo. Perché magari sai, l'aiuto dell'immagine, certo, con il concetto dà proprio poi consistenza, massa, come si suol dire. Io ti chiedo se ci sono degli accorgimenti che i nostri amici a casa possono utilizzare per essere certi di non sbagliare, nel senso che di non cadere nelle maglie di truffe, di merce rubata, di insomma qualcosa di assolutamente diverso poi che ti arriva e che non puoi più restituire, perché poi è quella meccanica che dicevo prima, no? Se una spesa è di 30, 40, 50 euro, a volte si dice beh vabbè, oramai, e la società, la persona, l'azienda, insomma, chi ha messo in vendita comunque guadagna i suoi 50 euro e tu li hai persi. Certo. E non hai avuto neanche il prodotto. Allora io ti chiedo, no, proprio alla luce dell'esperienza, perché Giovanni è qui, sì, è avvocato, però lui è il responsabile dell'Associazione Movimento Consumatori della sezione di Trani, esistono degli accorgimenti per capire, per rendersi conto che effettivamente tu stai contattando un'azienda seria o un colosso, come tu l'hai definito, anche se io so perfettamente a che cosa stai alludendo, a quali aziende stai alludendo? Allora, il consiglio da dare è quello di farsi guidare sempre dal buon senso.
il buon senso ci porta a diffidare di tutti quei prezzi che sono nettamente più bassi rispetto alla media. Ora addirittura su internet ci sono dei portali, dei siti, sì, che vanno a comparare i prezzi. Per cui inserendo per esempio su un motore di ricerca il prodotto, un prodotto che noi stiamo cercando, veniamo mandati dal motore di ricerca su alcuni siti che racchiudono a loro volta molti siti che fanno acquisto online e confrontano i prezzi, appunto elencando i prezzi dal più alto, dal più basso al più alto. Io consiglio a tutti i nostri amici di farsi guidare dal fiuto, ovvero se la media di quel prodotto, facciamo un esempio, un paio di scarpe, rispetto a 10 siti, ci sono 8 siti che le vendono a 60 euro, 50 euro, 65, 55, e poi c'è il sito che le vende a 20, 30 euro, per cui a meno della metà del prezzo, la media del prezzo, qualcosa non torna, perché torno a dire che le truffe sono sempre dietro l'angolo, ci sono prodotti contraffatti, la guardia di finanza, ascoltiamo al telegiornale molto spesso, sì, quei blitz della guardia di finanza, sì, ma dovete sapere che quando noi abbiamo notizia di quei maxi sequestri di roba contraffatta, quelli sono una goccia nel mare, perché poi effettivamente i numeri di questo mercato nero, di questo mercato parallelo sono immensi, enormi, e soprattutto trovano gioco facile attraverso internet, proprio perché internet non ci dà la possibilità di vedere il prodotto e di acquistarlo immediatamente. Quindi c'è, per esempio, questa è una notizia di pochi giorni fa, un sito internet cinese che aveva degli orologi in fotografia, orologi veri, e poi dava orologi contraffatti che erano visibilmente molto meno belli rispetto a quelli che erano in fotografia, proprio perché la fotografia riportava l'orologio originale e non quello contraffatto, un grande marchio che tutti quanti conoscono. E molti ci cascano, ma devono stare molto attenti, perché è vero che anche molti negozi sono venuti agli onori della cronaca per aver venduto prodotti contraffatti, però è anche vero che toccando il prodotto, vedendo il peso di un orologio, vedendo la qualità di un tessuto, non sempre, perché molte volte sono anche quelli contraffatti sono fatti molto bene, però è più facile capire dove c'è qualcosa che non va, e quando uno ha qualche dubbio non lo compra il prodotto. Chiaro. Invece su internet è molto facile vedere una fotografia, avere una descrizione, e poi arriva a casa qualche altra cosa. Anche in quel caso, sempre anche comunque, in quel caso c'è questa garanzia in più dei 10 giorni per il recesso. Poi ovviamente inutile che io ve lo dica, ci sono anche dei siti che fanno di professione i truffatori, ma questo avviene sempre, avviene anche fuori dal mondo di internet, per cui se un sito ci vende un prodotto e poi sparisce, noi chiediamo informazioni per il recesso e questo sito non ci risponde, perché poi andiamo a vedere la sede legale a Singapore, per cui è difficilissimo rintracciarlo, occorrerebbe poi un'azione per il recupero di quei soldi internazionali, diventa molto difficile. Per quello io ritorno a dire, il buon senso ci deve guidare, dobbiamo essere guidati dobbiamo convergere su prodotti che abbiano un prezzo che sia verosimile. Internet ha la possibilità di farci trovare dei prezzi che sono notevolmente inferiori rispetto a quelli del negozio. Magari perché sono cose usate, magari no, ma anche adesso perché ce n'è uno, io ne ho visto uno che stanno proprio pubblicizzando sui canali nazionali, dove proprio ti dà l'idea precisa che è tutta roba griffata, no, ma semplicemente d'abbigliamento, d'arredamento, eccetera. Però essendo roba che evidentemente è già stata utilizzata, però in buone condizioni,
viene venduta a dei costi assolutamente... Sì, ma anche parlando dei prodotti nuovi, ci sono due motivi sostanziali che ci fanno capire perché su internet i prezzi sono più bassi rispetto ai negozi. Primo, perché internet, un sito internet di caratura internazionale può lavorare sui grandi numeri. Quindi nel momento in cui vende migliaia di pezzi al giorno addirittura, può concedersi di avere un margine di guadagno su ogni prodotto molto inferiore. E poi perché i costi sostenuti da un negozio online sono molto inferiori rispetto a un negozio convenzionale. Chiaro. L'affitto, le persone che vi lavorano, il commesso, non c'è, le bollette della luce, sono tutte spese che il venditore non ha, perché basta un computer e un magazzino per poter lavorare, e quindi questo consente di poter vendere dei prodotti a un prezzo inferiore. Questi sono degli effetti positivi che internet ha portato nelle nostre consuetudini, nella nostra vita, perché non dobbiamo demonizzare il mondo di internet, che comunque ha portato anche per esempio il poter avere un prodotto che troveremmo soltanto ad un negozio che è da noi molto lontano, perché quel negozio ha soltanto degli store a Roma, a Milano, e invece avere la possibilità di averlo a casa, oppure per la vecchietta poter fare la spesa e non muoversi da casa durante l'inverno perché fa freddo, sto facendo degli esempi. Sono degli effetti positivi che internet ha portato. Ovviamente ci sono anche, come in tutti i settori, delle degenerazioni negative, e noi insomma le dobbiamo anche sottolineare. E va bene. Insomma, mi ritengo soddisfatta delle risposte avute. Secondo me ci sarebbe ancora tantissimo da dire riguardo, perché bisognerebbe poi entrare un po', no? In quelle che sono le meccaniche, però non abbiamo più il tempo, sì, Giovanni. Sì. Tipo per esempio le modalità di pagamento, no? Adesso esistono le PayPal, l'ho detto. Esistono le carte prepagate, quindi tanto vale se proprio uno è abituato a fare gli acquisti online. Può essere un buon modo per scongiurare. Fregano niente, nel senso che non prendono dati, non sono, quindi si potrebbe anche fare una roba se siete appassionati di questo. No, più che altro perché le carte prepagate consentono di avere a disposizione soltanto una certa quella cifra, somma. Esatto. E quindi chiunque volesse clonare quella carta, non a un certo scopo, punto non trova più soldi su quel conto. Più niente. Va bene. Grazie mille, avvocato, buon weekend. Grazie a te. Ci vediamo la settimana prossima. Invece io do subito la linea alla regia, abbiamo Domenico Diella e poi ancora con noi il professor Schittulli.